Ciao a tutti e bentornati come una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su The Long Dive, quello che potrebbe essere un'alternativa a Miser Mercal. Ovviamente fatevi ingannare dalla grafica e dai menu perché il gioco è anche peggio. No, ovviamente scherzo perché potrebbe essere veramente un gran bel titolo, calcolando il fatto che lo stanno portando avanti con aggiornamenti molto più frequenti rispetto a Miser Mercal. Di che cosa si tratta? Beh, adesso io ho visto che con gli ultimi aggiornamenti hanno introdotto la neve, prima era un ambiente desertico. In sintesi, quello che dovremmo fare è andare, prendere la macchina e andare il più lontano possibile, viaggiando, diciamo, e rifornendo la nostra auto di pezzi di ricambio, così come di carburante e di acqua. Non è proprio bellissima come macchina, però insomma qua abbiamo il cofano, anzi magari lo vado addirittura a smontare, così mi è più comodo perché col tasto F possiamo andare a fare più cose. Allora in pratica si può andare molto semplicemente col tasto F, smontiamo i vari pezzi e li rimontiamo, quindi in pratica non c'è tutta quella parte che a tanti piace e ad altri no, tanto là sotto vedo qualcosa che non mi piace, e non andiamo a fare quella cosa che facevamo in My Summer Car, ma è tutto molto molto più semplificato. Tra l'altro, adesso che noto, è la prima macchina, perché ho già provato 2 o 3 volte e ho visto anche dei video, e tutte avevano il motore dietro, questo invece ha il motore davanti, quindi va bene. Meglio così. Prendiamo, vedete il faretto, si sa mai che magari ci possa servire. Iniziamo a preparare l'auto per il viaggio. Anzi, vorrei anche dare un'occhiata a quello che è il livello dell'olio. Perfetto, direi. Il livello del refrigerante. E poi dovrei vedere anche il livello della benza, che è al 100%, quindi anche in questo caso molto bene. Quello che vorrei prendere dopo è, allora, apriamo la portiera che si apre con il mouse, poi tenendo premuto il tasto centrale del mouse possiamo andare a ruotare i vari oggetti, e vorrei prendere questo fucile e metterlo in macchina perché magari si sa mai che ci può servire. Questo tra l'altro lo usavo da piccolo perché avevo il fucile a pallini, e questi sono i pallini del fucile. I piombini, come si chiamano? Allora, non si può fare il giochino di My Summer Car, quindi bisogna buttare dentro la roba la butto qui. Prendiamo questo full oil, non c'è bisogno perché qua ci sono delle botti con cui è possibile, inclinando, vedete qua, possiamo andare a versare proprio fisicamente le cose, e hanno messo queste botti in casa dove è possibile riempire le varie taniche. Infatti qua ci sono 2 taniche, una di dovrebbe essere una di acqua, vediamo se me lo indica. Sì, water, la mettiamo qui, poi vabbè, mettiamo a posto, intanto inizio a portare la roba, e una di benzina, il gas, il gasolio, insomma. Vabbè, intanto qua abbiamo già riempito, poi vedete potete prendere la gomma e montarla sul cerchio. E quindi abbiamo una gomma di scorta. Possiamo andare a, ops, non so cosa ho fatto, a smontare il cerchio se non ci piace, insomma, vabbè. Poi io prendo anche questo che è un lingotto d'oro, non so se magari potrà mai servirmi. Comunque, vado a prenderlo e lo metto lì. Poi orientiamo un pochino anche questo, così lo mettiamo all'interno in modo più logico. Ok, adesso si dovrebbe chiudere meglio, più o meno. Ovviamente non è sicuramente il gioco della vita, ma potrebbe essere molto molto divertente. Ho anche disattivato la frizione e il cambio automatico, quindi c'è il manuale. Ci sono dei... Cos'è, un cassetto questo? Si può aprire? No. Vabbè, insomma, questa è la nostra casa iniziale. C'è l'albero di Natale, c'è ancora... c'è un pacchetto da aprire. Possiamo fare open e troviamo all'interno questo che non so cosa sia. E... poi
poi si trovano dei regali in giro, perché questo è il fuori. Poi il gioco costa 10 euro, quindi io ne sono rimasto proprio attratto perché mi ha ricordato proprio My Summer Car. E dato che sono alla costante ricerca di un gioco alla My Summer Car, non mi è dispiaciuta sta cosa. Allora, in pratica adesso io vorrei prendere l'arbre magique e vediamo se riesco ad attaccarlo lì. Sì, vabbè, l'ho attaccato al vetro, ma vorrei attaccarlo allo specchietto. Si può? Vabbè, lo attacco là. Pazienza. Non è finita perché ho dimenticato una zona che dovrebbe essere. Mannaggia, dov'è? Dovrebbe esserci. Sì, infatti di qua. Questo. La cantina con un'altra cosa da appendere alla macchina. Lì, quello scarafaggino lì. Un braccio umano, ma vabbè, una bambola che non porterò con me perché in ogni video che vedete online la caricano a bordo e fa andiamo, andiamo, andiamo. Molto divertente, ma io la lascio qua. Allora, chiudi la porta, vediamo un attimo come va. Abbiamo la paletta, beh, che poi si dovrebbe poter anche mettere negli oggetti veloci, ma non ho idea di come si faccia, perché ho provato a. Vediamo se si chiude. Sì, dovrebbe chiudersi. Qua abbiamo anche il gancio, possiamo spingere l'auto, quindi con il tasto E ci sediamo. Poi guardate, potete anche andare a, con il tasto F a smontare le varie parti, cosa che adesso mi viene in mente che. Mi sono dimenticato di fare è rimontare il cofano che non ho semplicemente aperto, ma ho proprio smontato come risulta più comodo. Fin quando lo mettiamo qua, fin quando non ci esce il simbolino della chiave inglese. Ok, montato, siamo pronti. Direi che candele non ce ne servono. Sì, andiamo. Proviamo ad andare facendo attenzione a non far spegnere la macchina. Allora, frizione premuta, vedete? Freno, acceleratore, freno a mano, marcia su, marcia giù. Allora, iniezione. Ok, tolgo il freno a mano, innesto la retro. Ho un po' di pratica alle spalle con l'auto di My Summer Car, quella che si guidava proprio con la frizione. Prima inserita. E andiamo. Alzo un pochino il volume. Ma intanto vedete che iniziamo già a vedere un'altra macchina. Qui magari possiamo togliere, possiamo smontare anche il quadro degli strumenti, possiamo smontare tante cose all'interno dell'auto e andare a cambiarla. Si può anche girare di là, ma fantastico. Vabbè, tanto andiamo, mettiamo la seconda. Ricorda anche un po' Jalopy questo gioco. C'è anche la terza, sì, la lusso. Poi è uno sviluppatore che lo sta portando avanti anche comunque spesso con aggiornamenti frequenti. Ripeto, non è il gioco della vita, però se amate qualcosa un po' alla My Summer Car. Sì, è trash da far paura, eh. Però vediamo, intanto benzina ce n'è, sta già consumando. Dovremmo fare attenzione perché credo ci siano anche i guasti, comunque. Preferivo quasi più l'ambientazione desertica, dove qua in mezzo magari c'erano dei cactus. In pratica, però, vabbè. Andiamo avanti e vediamo, perché abbiamo. Vedete sotto anche nel tachimetro c'è anche l'indicatore della distanza percorsa, quindi dobbiamo, credo, andare il più lontano possibile, perché la distanza massima percorsa ci viene insegnata anche nel menu iniziale del gioco. Attenzione, facciamo attenzione, si può giocare anche col volante, perché il gioco supporta il volante. Devo ancora capire se quei pupazzi di neve si muovono o meno.
Ma adesso vediamo dove ci porta questa strada. Vediamo, stiamo andando a 100 all'ora, vediamo se c'è anche la quarta. Sì, c'è anche la quarta. Mamma mia, ragazzi, devo fare molta, molta attenzione. La quinta? No, non esageriamo allora, c'è solo la quarta. Poi possiamo con i tasti 1, 2, 3, 4 andare a cambiare singolarmente una marcia. Metto la seconda. Mi sale di giri tantissimo il motore. Ma una cosa che voglio capire è, ma i pupazzi di neve si muovono? Boh. Vabbè, intanto c'è una spia accesa lì che vorrei capire anche che cos'è, perché benzina ce n'era. Tanto qua non c'è niente. Poi ovviamente è un gioco in cui potete scegliere il seed dall'inizio, quindi potete mettere il seed che volete ed è procedurale. E ho visto che nel blog, diciamo, dello sviluppatore aveva dovuto mettere a sistemare tante cose perché uscivano delle strade totalmente impercorribili, totalmente non realistiche. Ma al momento qui tutto regolare, ma non c'è nulla. Non saprei proprio dove andare, quindi noi continuiamo questa avventura un pochino così allo sbaraglio, sperando che questa ambientazione, questa meccanica di gioco magari vada a stupirci poi andando avanti. Per il momento io non trovo nulla. Ho anche un po' paura, conoscendo la tipologia di gioco, di giochi in generale, non passo sopra quelle cose lì perché mi sa che non ho buono. Beh, intanto mettiamo la quarta e raggiungiamo i 100, già alla fine non ci fermano, quindi andiamo avanti. 120. Ui. Si può smontare la parte del motore, del serbatoio, la parte motore, semplicemente cliccandoci con la F, quindi non è niente di incasinato. Sicuramente è un gioco che è in early access e si vede. Sicuramente bisognerà aspettare degli aggiornamenti. Se vi piace la tipologia di gioco, potete anche prenderlo. Da vedere, insomma, perché lo definirei come un solo per appassionati, dato che tanti hanno. Perché si è spenta? Perché si è spenta? Iniezione? Eccolo lì, siamo già in panne. Ma bene. Allora, ok. Probabilmente il tasto che ho segnato, il cambio marcia, è il tasto che fa le brutte cose. Quindi, vabbè. Riproviamo. Userò 1, 2, 3, 4. Adesso ho capito. No. Vabbè, riproviamo a accendere. No, vabbè, allora cerchiamo di capire qual è il problema a sto punto. Allora, olio c'è, refrigerante c'è, scusate, ma devo assolutamente tirare il freno a mano perché sennò. Ok. Il refrigerante c'è. È andata la batteria? No, per la madre. Allora, questo cos'è? Ah, posso scuoterla? No. Allora, vediamo un attimo se magari è finita la benzina. Eh sì, è finita la benzina. Ma noi l'avevamo portata. Anche perché poi qua. Ah no, ragazzi. Vabbè, avevamo portato il carburante, quindi andiamo a prenderlo. Quale sarà di questi?
No, questa è acqua, credo, perché sì, infatti ci diceva drink. Quindi niente, questa è la Benz. Prendi la Benz. Gas, tech. E sta diventando anche notte, fantastico. Allora, apri lì, pigli. Ok, vieni qui, versa dentro. Oi, stai versando? Vediamo un po'. Cento per cento gas, 0,1 di 39. Ma allora era vuoto anche prima. Ma scusa, vuota. Vabbè, siamo praticamente nella merda. Perché praticamente abbiamo riempito giusto uno sputo. Vabbè, allora. Scusatemi. Siamo in riserva. Si è anche accesa per un istante. Che si accendono le luci? L? Sì. Ma a sto punto finirà molto male la cosa, perché adesso l'auto si spegnerà. Tra poco abbiamo buttato la metà della benzina per terra, del gasolio per terra, e adesso infatti si è spento. Voglio fare una prova prima di tornare al menu principale e fare un'ultima prova. Possiamo vi dormire. Si può fare anche pipì, credo, da quello che io ricordi. Sì, si muovono veramente i pupazzi. E quindi siamo morti, uccisi da un pupazzo di neve. Ok, distanza guidata a 9 km. Posso continuare, posso iniziare un nuovo seed. Voglio provare però a togliere lo snowfall. Vediamo se me l'ha preso. Ok, start. No, inizia sempre comunque da lì, ma senza le cose lì, le bufere di neve. Adesso sarà da capire, vedete che là c'è già qualcosa di diverso. Per quanto la generazione del mondo sia un po' alle prime versioni di 7 Days to Die, il gioco l'ho fatto in Unity comunque, ma credo si vedesse. C'è un pullman con una freccia che dice: vieni qui. Perché vieni qui? Posso rubarti anche il pullman? Ma posso guidare anche il pullman? Allora, beh, intanto qua ci sono varie cose. Ah, 1 su 20 dice 100% gas. Ok, ma 1 litro su 20. Ah, ecco, dovevo riempirla la tanica. Però qua vedete che c'è un faro. C'è un tappo. Sembra un numerino. Ho scritto 76. Ah, no, no, ok. Sono i pallini per il fucile. Con cui si può tra l'altro anche sparare. No, questo è un filobus. Ma volevo capire se si può entrare. Questo bus. No, posso solo spingerlo. Io spengo sta cosa. Ok, non posso entrarci. Il tastore. No, 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 non si può. Fuel tank. Ma in teoria però forse sì, in qualche modo forse si può aprire qua.
Perché secondo me guidare questo mezzo qui è possibile. Però vabbè, intanto c'è la cosa più trash di tutte che è questa, dove potete andare anche. Salve, scusi, perdoni. La sposto di là. Prendere anche queste cose e pulire. Potete aprire il pacchetto. E vabbè. E sedervi e fare quello che dovete fare. E ogni partita è sempre diversa e dovete andare avanti il più possibile. Quindi è una sorta di arcade. Vedremo un attimino come gli sviluppatori lo porteranno avanti. Ovviamente non l'ho preso seriamente. Mi attendo di vedere se mi chiederete di fare magari un altro episodio un po' più seriamente, magari cercando veramente di battere il record dei 9 km, cercando di riempire come si deve le varie taniche e il serbatoio. Perché adesso, come ultima cosa, proviamo ad andare a vedere se questo effettivamente 2 litri su 20. E infatti sono un pirla io perché car oil va bene, ma questo aveva dentro oil e di qua invece c'è oil. Ok, io prendo il barile, lo giro. Aspetta che lo mollo un attimo perché devo aprire questo. Apro quello, alzo su. Giro. Ok, sto versando il contenuto all'interno de che devo beccare il buco forse. Forse così. Vediamo. Stop. Vediamo se me lo dà. Ah, ok. Sono andato a mischiare e ho fatto tipo la miscela olio e gas. Ok, no, ho proprio sbagliato. Però voglio provare una cosa. Se io faccio drink. No, non posso bere. Niente, ho contaminato la tanica. Comunque, vabbè, proviamo a buttargli dentro. Vediamo se funziona. Gli butto dentro in macchina, alla macchina il gas e il carburante e l'olio insieme, una miscela da motorino in pratica. Allora, qua ancora mi è capitata l'auto. Ma dove cavolo è il serbatoio? Ancora posso spingere l'auto. Non ho la minima idea di dove si faccia benzina in st'auto. Non vedo fuori. No, non voglio smontare il motore. Fuel tank 0,5 su 24. Ah, qua, forse. No. Beh, non ne ho proprio un'idea come si fa, da dove si fa benzina su quest'auto, ma come vedete adesso vi mostro un'altra cosa. Se vi sedete, l'interno è totalmente diverso da quella di prima. Potete andare a smontare queste cose. Smontate quello. C'è il vano portaoggetti che in alcune macchine si può smontare. Vi potete anche sedere dietro. Che tra l'altro il dietro non c'è. In questo caso non ha la portiera, quindi dobbiamo cliccare così, andare a sederci e poi vi dormire per svegliarci poi il giorno dopo. Vedete il sole che passa, la notte che arriva, ci sediamo davanti, poi usciamo. A questo punto il pullman è ancora là al suo posto. C'è una cabina telefonica qui che non capisco a cosa serva. Ah, probabilmente niente. È scarnissima la grafica, devo dire che. Allora, non lo trovo il re di Subnautica e di Subnautica di My Summer Car nella maniera più assoluta, perché è un gioco totalmente diverso. È un arcade in cui bisogna andare lontano e rifornirsi l'auto, rifornirsi tutto. Che poi possa riservare qualche sorpresa sul
Sul lungo termine o anche con le patch che arrivano? Sicuramente sì. In questo momento direi che 9,99 euro sono un prezzo un po' altino per il tipo di gioco, ma li vale se, come me, adorate queste cose in cui si smontano le auto anche in modo molto semplice, si rifornisce, si va avanti e sarà un investimento se questo gioco verrà sviluppato come si deve. Prezzo ideale vi direi se lo trovate a 4,99 euro, 3,99 euro, a quel punto si può fare. Bene ragazzi, spero di avervi fatto cosa gradita. Vedete che intanto si sta svuotando la tanica. Ad avervi portato questo gioco, fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao!